Ora, una domanda che sembra un pochino più leggera, ma in realtà è molto importante, è collegata anche con quella che abbiamo fatto poc'anzi dalla famiglia. Professore, il cibo è cultura? Perché è importante difendere le differenze e le specificità territoriali in campo gastronomico? Dunque, scrisse una volta il filosofo Feuerbach che l'uomo è ciò che mangia. L'uomo è ciò che mangia non solo nel senso immediatamente materialistico per cui noi effettivamente esistiamo introiettando cibo e di fatto metabolizzandolo al nostro interno, ma poi anche in una dimensione culturale, noi siamo ciò che mangiamo. Anzi, potremmo anche dire noi siamo ciò che mangiamo, ma anche ciò che non mangiamo, considerando il fatto che le culture hanno anche tutta una serie di interdizioni alimentari che danno l'ordine simbolico della cultura stessa. Ecco, quindi nel cibo non vi è mai semplicemente l'atto materiale del mangiare, vi è sempre una più ampia dimensione culturale nella quale, a mo' di scrigno, è custodita la storia dei popoli, la loro cultura, la loro vicenda. Tema questo su cui l'antropologia pure ha insistito molto. Lévi-Strauss, ad esempio, nel Crudo e il Cotto, ha sostenuto bene questa tesi secondo cui nell'alimentarsi vi è la cultura dei popoli è racchiusa. Bene, oggi stiamo assistendo, credo, in coerenza con i ritmi livellanti omologanti della globalizzazione capitalistica, con un processo di coerente livellamento gastronomico. Si sta imponendo sul piano alimentare l'equivalente di ciò che si sta imponendo sul piano del pensiero. Il cosiddetto pensiero unico politicamente corretto si sta ridefinendo nella forma del piatto unico gastronomicamente corretto. Cioè si sta imponendo una sorta di menù mondializzato globalista che libera i popoli dalle loro culture gastronomiche e financo dalla loro sovranità alimentare per imporre una sorta di menù mondializzato, indistinto, indifferenziato per tutti i popoli del pianeta. Perché appunto, come ricordavo, nella alimentazione dei popoli è racchiusa la loro storia. Questo dava anche luogo a una sorta di competitività enogastronomica fra i popoli, no? La vexata quaestio della rivalità tra Francia e Italia sui vini, sui formaggi e sui cibi e così via. Ma mediante il cibo è possibile anche conoscere le culture altre. Uno dei modi più efficaci storicamente per conoscere le culture era quello di conoscere la storia della loro alimentazione, delle loro interdizioni anche. Pensate alla cultura ebraica, tutte le interdizioni alimentari che ha, che sono appunto uno dei fondamenti di quella cultura. Quindi in qualche modo stiamo assistendo a una sorta di imposizione di un menù unico politicamente corretto che finisce per orizzontalizzare i gusti mondiali. L'homo globalis deve avere un unico piatto uguale da Roma a Nuova York. Dalle realtà germaniche a quelle nipponiche, sempre il medesimo deve trovarsi nei piatti. E in questo modo viene disarticolata la cultura plurale e alimentare dei popoli. Si impone un modello unico gastronomicamente corretto. Ecco le famose tirate già iniziate negli anni 90 contro il camembert francese, ecco le tirate odierne dell'Unione Europea contro i formaggi sardi o le carni rosse piemontesi e toscane, ecco perché si sta imponendo una vera e propria ridefinizione della cultura alimentare in cui sempre più, se ci pensate bene, l'alimentazione si appiattisce alla sua funzione puramente materiale, privandosi di tutta la sua ricchezza simbolica. Sua ricchezza simbolica. Pensate anche solo, tra i tanti casi, a dire il vero, lievemente disgustoso, il caso dell'Unione Europea che introduce le larve sulle tavole degli europei, presentandole come nutrienti e saporite. Ora, vi è un duplice problema, almeno un duplice problema. Il primo di ordine simbolico, evidentemente. È destrutturata la cultura
dei popoli europei per imporre qualcosa che non ha nulla a che vedere con la cultura degli europei, nulla a che vedere con la cultura. In secondo luogo vi è un principio di ordine economico, naturalmente, vi è sempre un principio di ordine economico. Naturalmente il pensiero unico dirà, ma se tu non vuoi mangiare le larve, non le mangerai. Questa è la grande narrazione sempre della legge del capitale, nessuno ti costringe a farlo. Certo, lavorare in fabbrica un tot di ore al giorno è orribile, ma nessuno ti costringe a farlo, no? Allo stesso modo ti diranno, mangiare le larve, nessuno ti costringe a farlo, però per le famiglie meno abbienti diventerà una necessità, cioè il tu puoi sul piano formale diventa sempre un tu devi sul piano economico, materiale. Come negli Stati Uniti, dove le classi basse, le meno abbienti, mangiano il cibo spazzatura. Certamente, mangiano cibo spazzatura, infatti danno luogo alle forme dell'obesità compulsiva, ma pensate anche a quest'altro aspetto che ritengo importante da questo punto di vista. Prima citavo gli uteri in affitto, è lo stesso dispositivo. Nessuno ti obbligherà a mettere in affitto il tuo utero, ma per le donne di condizioni sociali, si dice più disagiate, oggi con un lessico fintamente e ipocritamente cordiale, le donne, diciamo così, povere delle classi sociali più disagiate, diventerà una necessità, evidentemente. Il tu puoi diventerà un tu devi, se vuoi arrivare a fine mese, no? Ecco la bellezza della liberalizzazione dei costumi e dei consumi. Ecco, in questo scenario assistiamo esattamente a questa dinamica. Tra l'altro, a proposito di cibo e cultura, si noti che tra le tendenze oggi in atto, accanto a quelle già ricordate, vi è anche quella a rimuovere il momento comunitario del pasto. Questo è un altro aspetto che non deve sfuggire. Il momento del pasto è il momento comunitario in cui la famiglia si trova insieme, in cui tra lavoratori ci si trova insieme, si discute. Oggi invece si sta imponendo una sorta di flessibilità alimentare coerente con la flessibilità economica della new economy capitalistica, in forza della quale non vi è più un momento specifico, fisso appunto, per il pasto. Potremmo dire che il capitalismo oggi sta neutralizzando insieme il posto fisso e il pasto fisso, no? Sta imponendo una sorta di, potremmo chiamarlo così, di flessibilizzazione, di nomadismo alimentare, ecco, per cui ogni momento della giornata è buono e ci si trova come individui isolati a consumare il pasto rigorosamente in solitudine nei momenti più diversi. A Milano, che da questo punto di vista in Italia è la testa d'ariete della mondializzazione capitalistica, Expo e quant'altro, multiculturalismo cosmopolita, in realtà segretamente monoculturale, solo il mercato deve esserci, vi sono già dei luoghi in cui li trovate, sono delle specie di sgabuzzini dislocati in mezzo alla città in cui ci si avventura da soli, come se fossero delle macchinette, si seleziona il pasto, viene erogato e uno mangia, e c'è anche la scritta beffarda ma coerente con l'ordine capitalistico, mangia più in fretta che puoi, no? Cioè l'idea è che il pasto non è più un momento comunitario di confronto e di socialità, è una sorta di fastidiosa interruzione dei ritmi produttivistici del capitale, per cui consumarlo il prima possibile diventa un obiettivo in qualche modo che deve essere perseguito. Ecco, in questo scenario paradossalmente stiamo assistendo a processi che apparentemente non hanno nulla a che vedere con i grandi temi della globalizzazione, del capitale, sembrano temi così di cultura, ma in realtà hanno a che vedere con questi processi perché sono connessi ad essi. Pensate anche al discorso dei semi, per esempio. Certamente. Stanno sradicando le culture per imporre un paradigma univoco.